Allora, buongiorno. Come avrete capito dagli ultimi miei video di questo periodo, sto lavorando affinché riesca appunto ad affrontare l'inverno che arriva e sto iniziando a fare i vari isolamenti, le varie cose necessarie per proteggere le cose dal gelo. Ho isolato lo scaldabagno, adesso sono qua a lavorare sull'autoclave, tutte cose che vanno fatte perché è arrivato il freddo. In realtà questi lavori dovevo farli comunque anche prima, ho avuto altro da fare, abbiamo lavorato nella cucina, quindi dovevo comunque fare altre cose. Adesso mi porto avanti e ci prepariamo a invernare anche l'impianto dell'orto. Adesso vediamo un attimino in che modo andare a gestire bene le cose. Questa è enorme, però in qualche modo devo riuscire a fare. Questa scatola di polistirolo dovrebbe contenere la batteria e forse anche la pompa, non so, adesso vediamo. Iniziamo a liberarci dai vari ostacoli, e qua purtroppo le viti sono un po' marcette, è rimasto fuori all'acqua ovviamente e ha creato qualche fastidio. Qui, poi forse sposto anche il pannello. Fotovoltaico della pompa lo metto in una posizione più adatta perché voglio che sia più protetto. Mi disturba anche il lato elettrico, la parte idraulica smonterò anche quella.
Adesso vediamo in che modo gestirla bene. Questo qui non serve qua. E mi tocca il filtro in realtà. La infiliamo dopo. Dunque, vediamo un attimo. Io ho messo la pompa da questa parte e sono già entrato con i due filetti dentro. Poi ci entra anche questo connettore qua, che è quello della pompa, per cui devo andare a ripulirlo e fargli l'ingresso di qui. Metto da sotto qua. Questo stava sulla batteria e quindi facciamo un taglietto, quello che è, andiamo dentro così. Quindi se appena riesco adesso a fermare la pompa, così lavoriamo con la pompa bloccata, prendo le viti che avevo in tasca. Facciamola giù un attimo, adesso magari gli sbatto dentro e mi viene in mezzo i piedi, lasciala lì. Qua abbiamo detto che possiamo mettere la batteria, però allora a questo punto prima connetto questo è già dentro e questo deve passare, allora facciamo così, gli faccio l'ingresso qui in basso. Non c'è niente da fare, Tabita proprio non li sopporta quelli che abbassano le piante, ma anche con me fa uguale, anche nel mio caso fa uguale. Quando fate queste cose rispettate sempre più e meno, perché non potete attaccarle come volete. Ok, e verificare sempre che quando montate il mossetto la vite non vada a cagnare il filo, ma deve prendere la parte di rame, non la parte di plastica del filo. Così abbiamo messo all'asciutto anche il connettore della pompa, che prima era all'aperto. Ok, questo è fatto, questo va su nel meno, il più lì è entrato. Adesso gli mettiamo dentro la batteria, che cableiamo comunque alla fine, perché purtroppo non mi stava anche la pompa dentro, perché la scatola è più piccola. Questa la centriamo così e poi non si chiude neanche il coperchio, che sarebbe a incasso questo modo, no? Però lo metto girato e gli faccio un legato a qualcosa, anche sopra un peso che sta lì, basta, finito. E questa è pronta così. Questo deve entrare nel più,
lo facciamo entrare qui all'angolo, gli facciamo una tacchettina qui, il meno già dentro va nel meno, ci ora un altro meno che è questo qui, che anche lui entra da quest'altra parte di qua. Facciamo due tacche, una lì col taglierino, e gli facciamo la posizione, però non andiamo a cablarla adesso perché devo ancora lavorare, cioè il pannello, vabbè, a parte che è tutto staccato, quindi questa si può completare. Qui mi ha detto il più, lo facciamo entrare qui in corrispondenza, così gli facciamo una tacca da 4 mm. Buona. Perché il contatto, dopo gli spruzzo anche del disossidante, i contatti ossidati delle batterie perdono un sacco di energia, cioè veramente creano veramente fastidi anche a livello di funzionamento, quindi bisogna che siano comunque controllati bene. Buono, da questo punto di vista diciamo che ci siamo. Poi va su questo, come ho detto, col suo peso sopra che lo blocchiamo, e questa è protetta. Adesso io passo alla parte idraulica, che è così. Dunque, questa parte qui va comunque nella pompa. All'uscita della pompa, poi siccome che c'era già montato il mio fermo qua, lo fermiamo con una vitina lì e lo lasciamo così. Quest'altro abbiamo detto che va di qua, la cisterna è vuota, la pompa l'ho svuotata. Buono, questo secondo me adesso, però qui lavora sul, qui c'era il collare che lo teneva questo pezzo, adesso il collare nella posizione dove mi resta non ce l'ho più, quindi lo rifaccio io. Potevo stare qui dentro con la pompa per averlo lì, però avevo paura che mi disturbasse. Vediamo, posso provarci. Un po' di filo c'è ancora, se riesco ad andare dentro quei 5 cm qua può avere un senso. Dunque, vedete, praticamente ho preferito spostare leggermente la pompa per andare a bloccare il gas, perché quando si vanno a trafficare sui rubinetti almeno faccio leva sul collare e non sull'attacco della pompa. La pompa è cablata e la batteria anche. Qui abbiamo questo pezzo che è quello che poi va ad entrare, quello che spinge l'acqua, che poi va ad entrare nel sistema del filtro, che adesso da questa parte ho fatto ruotare il vaso e con molte probabilità metto da quest'altra parte di qua. Questo lo fermiamo così almeno resta lì anche lui. Resta fermo anche lui, questo è cablato. Da questa parte adesso, prima di fermare il vaso, gli faccio ancora, gli rimonto quel blocco che c'era prima girando i rubinetti e vado a vedere in che modo andare appunto a connetterlo nell'impianto idraulico. So che per logica mi rimane spostato da quest'altra parte, quindi all'esterno dell'orto, però non è un problema perché io vengo qui, traffico qui e vabbè, le canne fanno il giro intorno, non è quello il problema, tanto per, lo passo da sotto, tanto per quel mezzo metro di tubo in più che mi serve. Se lo tengo invece dalla parte di là, posso anche eventualmente adesso pensare di metterlo di là, però lo valuto un attimino su al momento, insomma adesso vediamo, facciamo una simulazione. Allora, una volta che ho stabilito
la posizione del mio vaso, così adesso lo fermo ancora. E qui devo lasciarlo lento perché devo avvitare il filtro, adesso vado a prendere il teflon e lo avvitiamo qua così. Questo sta qui, questo che è comunque lungo, peccato, lo faccio passare sotto in qualche modo, adesso vedrò come fare. Magari esce da qua. Questo si incrocia col filo, va bene, adesso vediamo di sistemare anche lui. Comunque non voglio che si incroci col filo, ma il filo devo già staccarlo per scambiare il pannello. Questo quando si stacca che mi viene l'istinto di dirmi perché non lo accorci, perché è un tubo che devo tagliare e modificare, ma visto che se l'avevo già accorciato la prima volta, quest'ora non andava bene. Questo sarà così e questo lo lasciamo lì così. Lo fermo lì con quel collarino e bon, e sta fermo anche lui. Qui abbiamo le uscite, l'attacco del rubinetto per lavarmi le mani e riempire l'innaffiatoio. Queste sono le due uscite che vanno invece all'impianto quando lo connetto. Questo è attivi il vaso o disattivi il vaso, l'abbiamo già visto nel video dell'autoclave. Quindi vado a recuperare il teflon nelle parti idrauliche, finiamo di fermarlo, magari gli cambio anche quella guarnizione, adesso vediamo un attimo se ce l'ho di gomma che è più morbida, su qua lavora meglio, così non perde più neanche il filtro. Andiamo avanti. Cerchiamo di mettere l'altra parte, mi sta fermo lì, cavolo, di questa mi capita proprio dietro qua, ce n'erano tre, dove è la terza? Vuoi vedere che è sotto qui? Sì, va bene, dai, cercherò di metterla qua in qualche modo, ci arrivo. È fermo, adesso tiriamo il rubinetto qua, perfetto. Questo poi adesso lo stacco, ma vado a lavarlo, vedete, questo qui è il filtro a dischi, adesso lo smonto e vado a lavarlo, tanto. E poi lo lascio staccato perché non serve, non serve appunto che si guasti. Adesso vediamo se ho una guarnizione, se no gli metto comunque un filo di teflon lì e se ce l'ha continuiamo così. E davvero questo
mettere una guarnizione di gomma, però adesso vediamo, c'è un O-ring che va imbattuto bene, ma questo qui ha la battuta piana, quindi probabilmente mi disturba. No, perché per di più ha il difetto di avere il filetto in testa un po' svasato. Poi quando la trovo, gliela metto. Un consiglio vi posso dare da idraulico è sui filetti di plastica in aderenza, così non vanno tanto bene le guarnizioni di moderne, diciamo cosiddette moderne, di cartone, quello che sono, ma andrebbe bene la guarnizione di gomma. Dopo, anzi lo posso già tirare subito se non mi gira niente. Perfetto, questa in più l'avevo usata solo come collegamento, questa era un pollice, cioè questa era tre quarti e l'avevo lì, non avevo la riduzione. Poi questo mi hanno detto che va lavato e poi lo lasciamo smontato. Questo resta aperto per se c'è. Non ha una valvola di svuotamento totale, ma quella poca d'acqua che rimane, anche se ghiaccia un pochino, non lo spacca perché espande. Di qui abbiamo l'uscita e di qui abbiamo l'uscita del mio famoso rubinetto per andare a sciacquarmi le mani. Adesso io devo staccare. Facciamo una cosa, togliamo queste cose di qui. Mettiamo il coperchio e poi vado a staccare appunto il pannello. Lavoriamo sul pannello. Questo si può già mettere così, gli metto due stracci di nastro, tanto non... Qui sopra io gli lascio comunque questa tegola che avevo messo. Qua dal punto di vista elettrico idraulico siamo quasi a posto. Adesso vado semplicemente a smontare il mio pannello. A rifissare il vaso. Queste sono tutte viti che si recuperano, non butto via mai niente. Adesso mi studio il supporto del vaso qua, del pannello qui, i fili passano perché sono lunghi abbastanza, quindi da questa parte i fili arrivano, vedete, perché non li avevo tagliati, perché temevo di dovermi spostare. Lo mettiamo qui sul palo qua, in qualche modo faremo, eh? Adesso datemi il tempo di preoccuparmi come fare il supporto qui e dopo ci ricolleghiamo per vedere il lavoro anche finito. Rieccomi. Adesso sostanzialmente questo passa nel foro che ho lasciato qui, che ho allargato. Qua gli mettiamo il controdado, dado e controdado, così si ferma la barra filettata. E
fatto in questo modo perché il pannello è leggero, se fosse più pesante ovviamente dovrei prendere delle precauzioni diverse. Adesso questo viene poi angolato da questa parte con un legnetto che gli metto qua, niente di particolare. Qua vengono su i due fili che adesso vado a connettere e poi dopo che sono i due connettori obbligati per cui non puoi invertirli, però è sempre meglio verificare. Questi che stanno girati così va bene, questo si muove come voglio, questi adesso vado a recuperare in cascina lì sotto le fascette, li fascetto qua e restano comunque quell'angolazione qua più o meno giusta, perché adesso l'orario del mezzogiorno è proprio qui frontale, quindi non ho bisogno di orientarlo. Se fosse girevole sopra con una testa girevole potrei inseguire il sole, ma al mattino sorge lì, è già alto, lo becca già, passa sopra l'acero quando è alto d'estate, a me mi serve più principalmente l'estate. In questo momento adesso diciamo che posso lasciarlo anche giù lungo di sera, però questo qui non voglio che inizia a sbattere, quindi gli vado a fare comunque, magari se ho qui un foro di corrispondenza qua, c'è un foro qua, posso partargli anche una barretta con una mascelletta di legno qua, puntarla lì che lei non è. Adesso scelgo l'angolazione che è più o meno questa, anche in estate è un po' più alto. In inverno deve essere un pochettino più basso, ma non vi ripeto, non uso l'autoclave in inverno, per cui non, la cosa mi si pone fino a un certo punto. Questo dondola un po' perché gira sul legno. Quello lì non ha la possibilità di avere il controdado, lui ha avvitato tutto, ma non è. Se lo lasciate un po' mobile, magari in caso di tempesta lui gli va dietro, si adatta. Poi non lo so, adesso vedremo. Là era troppo in basso, cresceva molto l'erba, le sterpaglie, i rovi, a un certo punto me lo coprivano, quindi comunque dovevo sollevarlo. Nelle prossime edizioni andremo a vedere che sposto anche le piante del campo solare qua, perché un palo sta cedendo con una tempesta, me l'ha spinti molto. Uno era forse piantato un po' debole, non mi fido più dei legni perché possono marcire, farò proprio la struttura di ferro con i tubi innocenti. Questo lo vediamo in un prossimo video. Adesso io diciamo che finisco la telecamera spenta, queste due cose, l'autoclave è stata rifatta, sono contento del risultato che ho ottenuto, ho lavorato questa mattina per migliorare le condizioni della vita in cascina. Pollici, fate quello che volete, la vita in cascina continua, vi saluto, stacco tutto perché finisco il volo e poi mi ritiro a preparare le stufe e fare la pappa.